Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo quarto episodio. Allora, fuori dietro le quinte ho comprato questa seminatrice da Pronto 26 che mi ha costato un euro, però decidere di comprarla era un casino, però va bene, allora facciamo così, alziamo anche. Adesso quest'oggi faremo raccogliere la paglia e seminare. Dov'è che andiamo a seminare in questo campo? Andremo proprio a seminare, vediamo per seminare il nostro campo. In questo campo andremo a seminare colza. Allora vediamo, diciamo, per soldi per fare un po' di shopping. Vediamo se ci sono delle reti. Sembra una cosa che non va bene qua. Infatti non è tantissimo, non è tantissimo. Ok. Poi il prezzo è irrisorio, un euro. Scendiamo dal trattore, andiamo a recuperarci il nostro Fiatari 90-90. Sentite che potenza del nostro Fiatari 90-90. Vediamo se ne vengono anche un po' più, prendendo un po' di carretti di roba, non hanno un certificato di guerra, non vuole, ma non fare. Se riusciamo ad acquistare anche un fertilizzante a spaglio. Vediamo questa paglia, se c'è un dito per cosa non importa, la parte di grossa è la prima, si potrebbe fare un po' di scale money,
Big Money. Scusate, io continuo così, continuiamo un po' assieme, tanti lavori di 70 volte, raccolta paglia, semina, svuotare la trebbia, portare in magazzino, sistemare un po' dei pezzi, non c'è tanto da fare, veramente fare questi lavori che non erano altre cose. Volevo iniziare un po' con la silvicoltura, fare il berello, magari anche. Adesso noi ragazze facciamo una cosa di questo genere, vediamo un attimo, io faccio una cosa di questo genere, cerco di seminare tutto quanto il campo, vediamo se riesco a farlo, se riuscirei anche però proprio non so, dai ragazzi una mossa, semina. Poi torna sempre super di là, quindi dopo torniamo super di là. Quindi cerca di essere più in là possibile, prendere un pezzo là, tutto carica. Andiamo super di qua, andiamo sempre a andare super di qua. Allora ragazzi, vediamo se riusciamo a farlo seminare. Questa. Adesso ci prendiamo il nostro bellissimo coso, con la I andiamo a ripristinare velocemente il caricatore frontale. Acquisti della giornata, questo costa esattamente le nostre bancai 2000 euro, compra compra, vediamo motosega, eccola qua, 1000 euro tutte quante, quale prendiamo, la Johnson Red, la McCormick, la squadra, prendiamo la squarta, abbiamo preso la squarta, perfetto, ci dirigiamo vicino alla segheria, la lignaia che si trova vicino al biogas, ci diamo una mossa a raggiungerlo, abbiamo deciso di chiamare a raggiungerlo, potrei fare un piccolo paio, ma non mi sembra il caso.
caso, perché così posso parlargli anche di qualcosa. Vai, 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 ce la fai, forza, 90, 90. Ah, vi volevo parlare che in questi giorni, esattamente ieri, è uscito il Fiat 1000 BT. E quindi volevo dirvi che è un ottimo trattore. Mi piacciono il Fiat, il 365, il 450, il 250, tutti i tre livelli erano Fiat. E allora non sto lasciando andare. Prendo per questo mi avvicina un altro non capito prossima volta prendiamo lo Zaccaria, prendiamo un po' di car di roll, prendiamo lo Zaccaria sempre. Andiamo giù per di qua, dobbiamo raccoglierne 9. Perfetto. Ottimo, stupendo. Solo 5 dobbiamo raccogliere. Facciamo un altro giro per di qua. Vediamo quante ne ho a raccogliere ancora. Una, tre qua. Due. 2 2 2 2 dai, devo raccogliere solo 2, adesso devo raccogliere una, magari in mezzo agli alberi qua, magari sopra le tettoie, è possibile. E vabbè, questa la lasciamo perdere, vabbè, questa la lasciamo perdere tanto, una possiamo anche lasciare perdere, se riusciamo a vedere anche in alto. Non è, non è, lasciamo perdere. Andiamo a finire la palla con il nostro Pottinger. Auto la gamba della pagliuzza. Dati una mossa anche il trattorino. Corri come se non ci fosse un domani. Un domani c'è sicuramente. Vai tutto gas, come se non ci fosse un domani. Vai, vai, andiamo a prendere la. Vai tutto gas, raccogliere la pagliuzza e raccogliamo questo mezzo carro che rimane in paglia. E dopodiché andiamo a buttare gli altri a seminare, andiamo a comprarci le altre cose, i soldi ci bastano, se no dobbiamo fare più di roba. Fa benissimo, questa è la pezza di pagina, dato che non ci fa schifo niente, andiamo avanti. Aggiornamenti per quanto riguarda il pagamento del 2017. I nuovi freschi freschi non sono usciti, per quanto riguarda dovevamo parlarne, parleremo sul prossimo episodio, mi informo bene, vediamo cosa aspettare nel prossimo episodio, infatti in questo episodio ne andiamo a fare i lavori e vai raccogli tutta la parte, lasciamo ancora questo, prendiamo la nostra bellissima pronto 26. No, così la alziamo, così la abbassiamo, questa macchina si leva dai coco cosiddetti, dovremmo riuscire a andare avanti, a seminare, 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 come se non ci fosse un domani, semina, semina, come se non ci fosse un domani. Dai, 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 prima mossa, semina come se non ci fosse
un domani e un domani non ci sarà perché tu seminerai. Allora ragazzi, gli hangar ci mostrano con questo nostro Agrostar, Els Agrostar, semina, scarpe. Allora ragazzi, andiamo avanti per qua. Siamo già alla terza puntata della serie. Vedo che la serie sta andando via bene. Vedo che la serie sta andando via anche bene, liscia. Non c'è tanti problemi. In questo momento qua c'è prestissimo il seminario, se presto riusciamo a prendere la zaccheria. Lo scarico e riprendiamo la zaccheria. Ha presentato anche a Starla, mi pare sì. Andiamo avanti. Qua troveremo il salvamento. Un po' più avanti ci sono anche il salvamento. Faccio anche il simbolo di fermo di uovo, quindi vediamo dove è il simbolo di vendita dell'uovo, così mi fermo, faccio un passaggio e vendo un po' di ovetti qua di gallina. Buoni, fatto che ne abbiamo 38, non vedo se quanto capisco dove si vendono. Ah, ecco, si vengono qui, proprio imboscati, li hanno messi. Siamo a 5.449 euro. Ah, non valgono niente voi galline. Lasciamo perdere, intanto fanno quello che fanno le galline. Lasciamo perdere, andiamo avanti per la legna noi. Che ce ne frega degli uovi lì, ce ne frega niente a noi ragazzi. Qua c'è tanto legno, qua abbiamo i minieri diritti, tagliamo questi alberi qua in fondo, i più vicini al punto vendita qua della legna, e li trasciniamo e li vendiamo. Dai. No ragazzi, che fail, ho fatto veramente un fail in diretta, non ho neanche attaccato la pinza per i tronchi davanti. No ragazzi, va bene, faccio un piccolo stacco, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati, ho preso il peso, ho preso anche la forca davanti per i tronchi, quindi siamo pronti, possiamo iniziare a tagliare il primo tronco, il primo albero. Allora, tasto 1, motosega, li incliniamo così, no, calmiamoci un po', andiamo a tagliare qua alto così, non a tagliare, li incliniamo ancora un po'. Il tasto per tagliare questo giro di motosega e via. Andiamo sul trattore che non l'ho abbandonato. Guardate un colpetto perché ho un po' in... Via, una mano, giriamola.
guardate che bug è rimasto su un conto, non so come fa. No, è ancora su. Dai ragazzi, la punta non la voglio vedere, quindi la punta sì, via. C'è una punta, vediamo se riusciamo a prendere tutto quanto così intero, ma ho dubbi. Cerchiamo di prendere così tutto intero, allora tiriamo su sollevatore, facciamo pulire la marcia, inanchiamo tutto, andiamo avanti, andiamo poi indietro, cerchiamo di abbassare un po' per il nostro tronco, inanchiamo un po' le forche, cerchiamo di andare avanti, abbassiamo non troppo. Ok, alziamo, ci giriamo. La mia idea era questa qui, così andare pianino 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 pianino. Dovevo toccare il punto vendita? No. Va bene, prendiamo un'altra cosa, andiamo avanti tutta. Cian 14.000 euro. Giù il prossimo alberello. Dai, dai, dai. Stupidissimo essere umano. Italia, via. Levati, porca vacca che botta sul trattore. Bene. Ottimo sospetto, meraviglioso. Oh, quanta foresta è rimasta da qua. Guardate che la foresta. Prendiamo il nostro bellissimo albero e poi ci salutiamo anche, perché non so neanche quanto è venuta la puntata, ma credo che sia venuta anche troppo lunga. Quindi voglio cercare di fare puntate meno lunghe, ma più concentrate di lavori, facciamo tanti lavori. Facciamo tanti lavori, quindi cerchiamo di fare qualcosa di genere. Passare un po', viene anche un po', no, maledetta schifosa, can, non si bestemmia, cerchiamo di non bestemmiare, lo buttiamo via, tu non pensi in questo, vai a venderti, oh sì. Allora ragazzi, con i nostri 24.343 euro, ci salutiamo dal nostro Fiat 9090 DT Tour DT, è tutto quanto. Facciamo l'ultima bella ripresa, così faccio una bella screenshot. Dovrei averla fatta.
Ok, l'ho fatta. Benissimo. Lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti.